Nel video di oggi mi provo tutte le cose che ho ordinato nelle ultime settimane su Amazon Fashion. Ciao a tutte e benvenute al nuovo video, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi e manuali tutti dedicati all'immagine e allo stile di noi donne over 40 che tra l'altro in questo periodo stanno letteralmente spaccando, probabilmente perché è arrivato il freddo, trascorriamo più tempo in casa e abbiamo anche più voglia di dedicarci al nostro stile. Se cercate i link con una descrizione più dettagliata a questi prodotti la trovate come sempre qua sotto in descrizione, ma oggi siamo qui per parlare di un bellissimo shopping haul e in particolare vorrei mostrarvi indossandoli tutte le cose belle che ho ordinato e ho ricevuto nelle ultime settimane da Amazon Fashion. Ho scoperto sia marche brand proprio di Amazon Fashion stesso, sia brand di terzi che comunque si trovano in vendita a prezzi davvero ultra convenienti su Amazon Fashion. Il primo acquisto di questo tipo è appunto di un brand che già conoscevo e di cui negli anni ho acquistato diverse cose perché è caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo e anche da un'ottima vestibilità, e cioè il brand Esprit, di cui si trovano tantissime cose in vendita anche su Amazon. Il pezzo forte delle cose che ho ordinato ultimamente è senz'altro questo bellissimo cappottino color panna o beige chiarissimo in questa lana, non so se definirla cotta o leggermente bouclé, che fa un bellissimo effetto perché contrasta molto bene con tessuti più lisci e che è naturalmente abbinabilissimo. Voi sapete che io amo moltissimo il bianco invernale, che lo uso molto, lo abbino sia in total look, quindi su quello che indosso oggi per esempio ci starebbe benissimo, ma anche a contrasto con altri neutri, addirittura con il colore. Per esempio mi piace realizzare un outfit tutto sul bianco panna e poi magari aggiungere quel dettaglio, quei piccoli dettagli rossi, soprattutto adesso che siamo in stagione. Secondo me è un outfit davvero molto semplice ma anche senz'altro d'effetto. Questo cappotto mi piace molto per la sua vestibilità, è leggermente oversize ma in modo voluto, il che significa che di spalle veste giusto. Io ho preso la XS perché è un brand che veste leggermente grande e devo dire che mi va benissimo appunto con questo effetto molto moderno, molto attuale, leggerissimamente oversize ma senza esagerazioni, per cui veramente si è trattato di un acquisto azzeccatissimo e lo userò senz'altro molto. Parlando sempre di capi d'abbigliamento azzeccati, un altro acquisto che ho fatto, voi sapete che io amo molto la similpelle soprattutto per i pantaloni e le gonne, ho comprato questi pantaloni color cammello, su Amazon si trovano anche in tantissimi altri colori, quindi date senz'altro un'occhiata, costano molto poco ma il materiale è veramente morbidissimo e anche bello sottile, quindi non crea quell'effetto saunetto che fanno alcuni capi simili magari delle grandi catene, perché appunto il materiale è più sottile, però tengono assolutamente caldo e io lo trovo anche comodo per esempio per lavorare da casa in smart working, perché è un materiale sia morbido che non ingoffa e è soprattutto mettibilissimo. Ma quello che mi piace di più è soprattutto il color cammello, è una tonalità che proprio cercavo da abbinare anche ai miei cappottini cammello e quindi ne sono veramente super soddisfatta e li ho già usati molto questo mese. Un altro acquisto che ho fatto è questo maglioncino nero abbastanza leggero, direi di media pesantezza, di Amazon Essential. Ve l'ho già mostrato in altri colori perché praticamente ormai ne compro uno al mese perché li trovo geniali, hanno la pesantezza giusta per non soffocare dal caldo quando sono a casa, possono essere stratificati con altro per un effetto più caldo e secondo me in questo modo diventano quasi un capo da 12 mesi all'anno. Costano pochissimo, ci sono in tantissimi colori e anche in alcune fantasie, io l'ho preso per esempio anche leopardato, ne ho già 4 o 5 di questo tipo e questo mese ho comprato in particolare questo nero perché trovo che siano degli ottimissimi basic, mi stanno piacendo molto e quindi tendo appunto a ripeterlo. Di solito evito i doppioni anche in colori diversi, ma in questo caso un po' come per le t-shirt trovo che sia un ottimo basic e quindi ne ho comprato un altro appunto in nero per spezzare per esempio dei sottofantasia, ma anche per realizzare dei
total look oppure da abbinare con altre tonalità neutre. Comunque anche di questo vi lascio il link qua sotto, vedrete che c'è davvero in tantissimi colori e fantasie. Un'altra cosa che ho comprato sono queste bellissime camicie in puro cotone di Good Threads, che è un brand Amazon. Good Threads caratterizza tutti quei capi realizzati tendenzialmente con fibre naturali, con particolare cura anche proprio nelle rifiniture. Infatti sono due camicie assolutamente in puro cotone, comode da indossare, belle fresche e che io trovo molto comode anche per stare a casa a lavorare e avere comunque un'area, diciamo, da lavoro, perché se magari devo fare una call o così, la camicia secondo me dà subito quella dignità lavorativa, per cui non dobbiamo correre a cambiarci per fare appunto una videoconferenza. Ho comprato questa, che è di un bellissimo grigio azzurro con questa righina bianca, mi piace molto, l'ho già indossata in vari modi, anche questa è molto facile da abbinare per esempio con un jeans normale color blu della V, oppure con un pantalone panna per esempio, ma anche con il nero proprio staccato, magari con un completo nero può stare assolutamente benissimo. Per la seconda camicia, anche questa in puro cotone, sempre del brand Good Threads, ho preso la S, la volevo infatti leggermente oversized ed è anche bella lunga, ne cercavo una così da spezzare con i gilet perché è un effetto che mi piace molto questa stagione, che va anche di gran moda. Inoltre così lunga è molto comoda se amate per esempio i jeggings, i leggings, tutti quei pantaloni dove preferite magari un sopra che vi copra bene i fianchi, questa è la lunghezza perfetta. C'è anche bianca e penso in altri colori, ve la linko qua sotto, ed è veramente un ottimo cotone, proprio quel cotone che non è né rigido né troppo sottile, non si spiegazza, facilissimo da stirare, quindi veramente super approvata anche questa, e anche questa l'ho già indossata, addirittura forse me la vedrete in qualche altro video del periodo, perché la amo molto indossarla e l'ho già usata diverse volte. Questo per quanto riguarda l'abbigliamento, ma ho preso anche ben tre paia di scarpe, lo devo confessare perché non ho resistito. La prima è stato un acquisto assolutamente fuori stagione e lo sottolineo perché sono sicura che qualcuno se no qua sotto commenterà: ma non hai freddo a girare con i sandali a dicembre? Non è che intendo indossarli adesso, ma a questi sandali pitonati ho fatto il filo tutta la primavera, tutta l'estate. Sono del brand The Drop, che è diciamo la linea più moderna di Amazon, che fa delle cose carinissime. Li ho già in nero e me li avrete senz'altro visti l'estate scorsa se mi seguivate già qua sul canale. Sono comodissimi, hanno una forma super moderna con questo bel tacco fatto così dritto, veramente interessante. Sono comodissime perché questa doppia fascetta forse non sembra, ma trattiene molto bene il piede, quindi sono veramente stracomode da indossare. Per questo, dopo aver fatto il test con quelle nere, non ho resistito, ci sono stata dietro e finalmente qualche settimana fa sono tornate anche nella versione pitonata, che diventa quasi neutra, è un bel nude che non spezza la gamba in nessun punto, e le ho subito comprate perché le volevo assolutamente. So già che la primavera prossima questi sono proprio un super best seller di Amazon Fashion, spariranno, e la prima versione a sparire di solito è o il nero o il nude oppure questo qua pitonato che fa appunto le veci di un sandalo nude, quindi sono contentissima di averle prese. Ovviamente, e lo ripeto, non intendo metterle adesso a dicembre, ma solo l'estate prossima. Sempre di The Drop ho preso anche uno stivaletto, queste sono in pelle cosiddetta vegana, quindi finta pelle. Di solito evito la finta pelle per le scarpe, ma queste già proprio dalle foto mi sembravano di qualità eccellente. In effetti la pelle, io non avrei mai detto che non è vera pelle, sono molto molto morbidi, li ho indossati a casa, non li ho ancora provati fuori, hanno un tacco medio assolutamente comodo, come potete vedere sono quegli stivaletti che vanno un po' con tutto, che potete indossare tranquillamente per tutta la giornata senza avere male ai piedi, e il colore è molto bello, un colore che mi mancava assolutamente. La punta è squadrata come si stanno vedendo tantissimo adesso, usa sia il modello così a tacco medio che quello a tacco un pochino più bassino. Vi linko oltre a questi anche qualcosina qua sotto che ho visto di molto bello, che io ho in wishlist. Mi piaceva molto il colore perché ho
alcune borse con cui secondo me possono starci bene, per cui non avevo la scarpa giusta, come per esempio questa borsa che è un po' più scuretta, color cognac, ma a me non piace abbinare perfettamente scarpa e borsa, e quindi penso che comunque sia un abbinamento fattibile, oppure anche con la mia pochette métisse, secondo me, perché riprende un po' il colore cammello che è dentro nel monogram di Louis Vuitton, e quindi può starci senz'altro molto bene. Infine, l'ultimo modello di stivaletto non è di Amazon Fashion, ma è di Steve Madden, un brand che io amo molto perché riprende sempre le ultime tendenze in fatto di scarpe. Volevo uno stivaletto sul chiaro ma un pochino serale, quindi assolutamente a punta, con un tacco un pochino più sottile per un effetto più elegantino, più femminile. Ho trovato questi di Sam Edelman, che ci sono anche in nero, credo, comunque in altri colori, e li trovo stracomodi, tanto che li indosso oggi anche se siamo di giorno, in un di sera, perché veramente sono portabilissimi, sono scamosciati e sono veramente molto comodi. Infine, e vi confesso che mi stavo totalmente dimenticando, ogni volta che faccio un try on haul rischio di dimenticarmi un singolo pezzo. Io non so perché, probabilmente perché questo è quello che finora ho già usato diverse volte, quindi era nei meandri del mio guardaroba, assolutamente già inserito e integrato nelle cose che sto mettendo attualmente. E c'era questo bellissimo abitino midi, diciamo poco sopra il ginocchio, in maglina, sempre di The Drop, che è la linea super modaiola di Amazon Fashion e forse anche la mia preferita, dove guardo per prima i nuovi arrivi, perché ci sono sempre delle cose carinissime, anche delle collaborazioni con delle stiliste e cose di questo tipo. Ed è un bellissimo abitino in maglia, la maglia è lavorata leggermente a costine, ma una volta indossato non si nota neanche tanto. E ho preso la S dopo aver letto diverse recensioni proprio su Amazon Fashion. È una cosa che vi consiglio sempre di fare: se siete indecise sulla taglia, leggete un po' di recensioni, perché tante persone indicano proprio quanto sono alte, quanto pesano e che taglia hanno scelto, quindi vi rendete subito conto. Comunque, quando l'ho visto aperto ho pensato subito che potesse essere un pochino grande, infatti ero un po' preoccupata, ma quando l'ho indossato e ci ho abbinato la mia bella cintura Gucci, a proposito, se volete farvi un bel regalo di Natale, sicuramente uno di quegli accessori che usate in mille modi e che eleva qualsiasi outfit, trovo, per cui è stato veramente un acquisto azzeccatissimo anche lui. E comunque con questo abitino ci sta benissimo, trovo che definisca bene il punto vita e che renda l'abitino assolutamente sì morbido, il che va benissimo, non lo volevo certo attillato, ma anche portabilissimo, ecco, carino e femminile senza stringere assolutamente. Quindi ecco, anche questo promossissimo. La maglia è morbidissima, è uno di quei capi che tenete su in casa quando lavorate, magari con un paio di ballerine, e poi quando uscite basta uno stivale, uno stivaletto, e diventa assolutamente ultra femminile con un bel cappottino. Per cui ecco, promossissimo anche lui. Ecco, questi sono stati i miei acquisti fatti su Amazon Fashion nelle ultime settimane, volevo condividerli con voi. Magari anche voi state cercando qualcosa di simile e queste dritte possono tornarvi utile. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettetemi un bel pollicione in su, un bel like per supportarvi un po', e naturalmente iscrivetevi al canale e accendete anche la campanella per non perdervi neppure i video che farò in futuro. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!